situazione a livello societario, abbiamo visto che c'era Gianmarva, abbiamo letto stamattina il nuovo presidente Daniele De Angeli, ci dice qualcosa in più, ci dà conferme? No, il nuovo presidente, in un consiglio d'amministrazione quando dà le dimissioni il presidente come successo con Gianmarva, c'è una gestione provvisoria e la Daniela provvisoriamente fa il presidente del consiglio, non il presidente del Palermo Calcio, è una cosa diversa. Comunque questa è la situazione, Daniela provvisoriamente in questo momento gestisce la parte amministrativa della società, anche come firma, ma sarà per poco in attesa del nuovo presidente e della nuova proprietà. Ma con Gianmarva convincere Gianmarva? Ma con Gianmarva ha un ottimo rapporto, c'è stato un dissidio fra i consiglieri di amministrazione che naturalmente abbiamo per motivi lievi di incompatibilità, ma non voglio approfondire, io penso che si ricomponga tutto. Ma poi, se la proprietà nuova vuole il presidente suo, nominerà il presidente lui. Ma quindi pensa che si può ancora ricomporre la situazione, ho capito male io? Ma è già ricomposta più o meno, solo che in questo momento qui io sto trattando con due cordate per la società. È inutile che metterete un presidente quando magari settimana prossima viene un altro e fa il presidente e compra la società, appunto. Le due cordate sono quelle di cui abbiamo letto i nomi, Ponte e Follier. Ponte lavorerà con me qualora le altre due cordate non arrivano al risultato. Ponte è un collaboratore finanziario che io vedo tutte le settimane e sta facendo un programma di gestione della società, mentre le altre cordate sono una Corpoglieri che deve portare garanzie e l'altra la cordata americana che purtroppo si è un po' rallentata perché c'erano le ferie, ma è quella che secondo me è l'indirizzo più sicuro. La Follieri ha dato garanzia, abbiamo letto anche che ha depositato 40 milioni a garanzia. Ha depositato un foglio di carta, come Baccalini, lui ha depositato un foglio di carta. La cordata americana invece? La cordata americana è stata discussa con me, con una rappresentante di alto livello americano, che ha fatto per 4 anni il braccio destro dell'emiro del Kuwait, che ha fatto che il braccio destro di imprenditori delle banche americane, molto importante, è stato ospite mia a Firenze. Sta lavorando con entusiasmo per cercare di portare investitori che facciano di Palermo un progetto a 5 anni, costruire lo stadio, costruire il centro sportivo, portare Palermo in Serie A a un certo livello, perché portare il Palermo in Serie A a un certo livello richiede investimenti ma dà anche un grande ritorno per loro americani che è importante, anche economico. La richiesta per il club sua qual è, Presidente? Non c'è nessuna richiesta per il club mia, la richiesta è chi vuole entrare oggi nel Palermo, metta dentro i soldi nel Palermo e non so, se io valuto il club 30, loro mettono 30 e siamo al 50%. Lei valuta il club? Non lo valuto per il momento, se in questo momento entrasse dentro uno con 20 va bene che 20, entrasse dentro uno con 15, è importante che mi porti dei programmi futuri per il club. Quindi allora non sarebbe una vera e propria cessione della totalità in questo momento? Follieri è la cessione della totalità. Lui mi ha fatto una domanda e io gli ho detto quello che sto cercando io. Io sto cercando soldi per il club. Follieri mi deve dare la garanzia che c'ha i soldi da investire nel club. Senta, siamo ai nastri di partenza del campionato. Che previsioni ha in mente sulla squadra? Una squadra che ancora ha un plotone di giocatori che doveva essere ceduto e probabilmente forse ci sono delle difficoltà oppure no? Ma in questo momento se da una parte c'è una difficoltà, dall'altra parte forse c'è una cosa positiva, cioè nel senso che se non dovesse andare via nessuno abbiamo una delle squadre più forti del campionato, perché avere dietro a giocare Struna, Rajkovic e Bellusi penso che sia la difesa più forte del campionato di B. Avere a centrocampo, se dovessero giocare 4-5 con Rispoli, Alesani, Coggia, Viaiano, Muraschi e As, penso che abbiamo un centrocampo forte. Avere davanti Puskas, avere Nestorovski, avere Falletti, avere Trajkovski, avere Moreo, abbiamo uno degli attacchi più forti, per cui direi che questo Palermo è una delle favorite se rimane questo qui. Presidente, non è un problema però se c'è gente che è demotivata, non vuole rimanere, c'è Struna per dire non ha fatto un minuto tra amichevoli e Coppa Italia, pur stando bene. E l'aveva fatto anche l'anno scorso lo stesso discorso. A un certo momento quando ci sono dietro dei procuratori che spingono, è vero, sono scadenze di contratto, sarà facoltà e non solo, e anche voglia delle società farli reinserire a un certo livello, facendoli anche ricordare che quando firmano un contratto prendono lo stipendio fino alla scadenza del contratto e non all'anno prima. Ma te dina la sua piena fiducia?
Tedino ce l'ho richiamato perché ho la fiducia, però bisogna vedere i risultati, bisogna che Tedino, che l'anno scorso ha girato il primo in classifica, giri anche il primo in classifica quest'anno e poi vada avanti come il girone di andata e non come il girone di ritorno, perché l'anno scorso Tedino ha avuto la piena fiducia, poi a un certo momento sono stati i risultati che hanno tirato via la fiducia, ma soprattutto abbiamo fatto prendere delle scelte per aiutarlo che sono state negative anche quelle, perché uno alla volta fa delle scelte per cercare di fare un'impressione di tendenza per aiutarlo che poi servono a fare esattamente il contrario. Presidente, ma richieste ce ne sono per i giocatori che avrebbero insomma voluto andare via? Mi riferisco non solo a Struna ma anche a Nestorowski, a Alessani, allo stesso Rispoli, cioè fino al 31 c'è tempo per l'estero, quali sono le possibilità di tenerli o di mandarli via? Secondo Foschi buone per Nestorowski, per Alessani forse, ma ripeto, il mercato è stato quello che è stato, ma non solo per noi, il mercato è stato in generale. Sono le regole del calcio che vanno cambiate, altrimenti il mercato sarà sempre più in difficoltà. Il mercato italiano è l'unico che tu devi prestare delle fiduzioni bancarie per garantire gli acquisti, e le banche non ti danno le fiduzioni se non versi l'equivalente in soldi. Il mercato italiano è l'unico dove i giocatori sono considerati dei cespiti e non dei valori di magazzino dove non c'è bisogno di ammortizzarli, e invece da noi l'ammortamento invece di diventare un fatto positivo diventa una negatività che affossa i bilanci. Abbiamo regole stupide fatte da stupidi di tanti anni fa che non sono state corrette, vanno corrette. Bisogna andare a equipararsi e imparare dalle regole del calcio europeo, Inghilterra, Francia, Germania. Dovessero partire alcuni di questi ragazzi che abbiamo citato, potrebbe esserci anche l'opportunità di integrare soprattutto a centrocampo con qualche svincolato magari? Penso proprio di no. Io penso che dal centrocampo non andrà via nessuno. E penso che di quelli che ho detto io adesso non andrà via nessuno. Non abbiamo tante richieste, io forse di questo sono contento. Presidente, qualche giorno fa ha detto che il mercato del Palermo è stato flop, cosa avrebbe dovuto fare il direttore sportivo? Non ho detto che è stato un flop, ho detto solo che a un certo momento tutto il mercato generale è stato un flop, perché gli ultimi 15 giorni si sono bloccate tutte le transazioni, il lavoro di Foschi è stato ottimo, non è stato un flop. Foschi è un numero uno, se Foschi non è riuscito, lui che è un venditore nato, a far uscire alcuni giocatori che volevano uscire, è perché il mercato non l'ha permesso. Infatti, Presidente, volevo chiederle, se non dovessero esserci queste ultimissime uscite, è un peso in più finanziariamente per la società? Come si pone la società davanti a questo? Stiamo lavorando, io ero a lavorare con la Daniela adesso di sopra, abbiamo fatto un piano sicuramente per vedere quello che può servire alla società se rimanessero dentro tutti questi qua. Sicuramente andiamo a fare un piano finanziario basato su una parte della sfalmatura degli stipendi, sull'altra parte entrate nuove che dobbiamo avere dentro da o finanziatori o dalla proprietà. Ha la sensazione che il direttore Foschi si senta pienamente operativo, soddisfatto di quello che sta facendo fino a questo momento, anche nel rapporto che ha con lei? È fortemente soddisfatto e fortemente preoccupato, perché siccome mi vuole bene e siccome avevamo degli obiettivi, e negli obiettivi era quello di portare anche 7-8-9 milioni in più, si sente un momentino preoccupato per questo. E lui darebbe una vena e il suo sangue per farmi contento. Per cui Foschi è una persona che, oltre a godere la mia massima fiducia, io godo della massima fiducia da parte sua, ma soprattutto è diventato un fraterno amico. Presidente, in questo momento lei diceva Palermo così sarebbe fortissimo se dovesse fare una griglia. Adesso lasciamo perdere che l'anno scorso magari si diceva 10 punti rispetto alle altre, adesso come lo metterebbe il Palermo? Ma l'anno scorso 10 punti potevamo averli se il Palermo non avesse fatto quello che ha fatto. E oggi dirò ai giocatori la prima cosa, che in Palermo, che è in B, la prima causa è la loro, poi ci sono tutte le altre cause. Ma veramente avevamo una squadra più forte l'anno scorso e non abbiamo espresso quello che potevamo esprimere, come l'ha fatto poi l'Empoli nel girone di ritorno. Quest'anno ritengo la squadra molto forte, con un anno di esperienza in più. Cioè Tedino non può dire ormai un allenatore nuovo con una squadra nuova. C'è la squadra dell'anno scorso, al posto di Coronato c'ha Fallizzi, al posto di Lagumi c'ha Puskas, finito. E a Tedino cosa dice? A Tedino invece cosa dice? Niente, Tedino deve lavorare, io sono contento che lui abbia vicino Rino Foschi, perché quello che l'anno scorso è marcato vicino a Tedino è Rino Foschi. Avessimo avuto Foschi l'anno scorso, invece di aver avuto chi abbiamo avuto vicino alla squadra, saremmo in Serie A. E i giocatori che vogliono andare via cosa dire?
per andare via bisogna essere chi ti vuole. Se tu a un certo momento vuoi quella donna là e non ti vuole, non ti sposa. Teme che il campionato possa subire nuovi ribaltoni, 20 squadre, 25 ricorsi? Penso proprio di no, perché io penso che questa volta il buon senso prevalga su delle regole assurde o su dei codicilli o sugli avvocati. Dobbiamo finire che il calcio sia in mano agli avvocati. Il calcio deve essere gestito da persone capaci con buon senso nell'interesse del calcio. L'interesse della Serie B è di essere massimo 20 squadre. Va bene? Grazie ragazzi. Grazie.